tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Strage alla discoteca Lanterna Azzurra, il padre e il fratello di Benedetta Vitali in aula per il processo a carico della banda dello Spray. La sentenza arriverà il 30 luglio. Centro Alzheimer Margherita, dopo i servizi della nostra redazione, sindaco Seri scrive alla regione: bisogna assumersi delle responsabilità, troviamo una soluzione. Intanto il consigliere Boris Rapa presenta un'interrogazione per avere risposte urgenti. Non vogliamo i voucher, protestano i genitori degli studenti che non hanno utilizzato l'abbonamento dell'autobus a causa del lockdown. Entro dicembre il quartiere Trave avrà una nuova struttura sportiva, installate le 7 arcate in legno. Quando la malattia diventa un punto di forza e di coraggio, la storia di Michela che scatta foto a chi come lei convive con la sclerosi multipla. Nasce Call & Go, l'assistente telefonico pronto a dare informazioni al turista in vacanza a Fano. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Questa sera apriamo il nostro telegiornale con il processo a carico della banda dello Spray, il gruppo di giovani della Bassa Modenese accusati di aver utilizzato una sostanza urticante nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018, approfittando del fuggi fuggi per rubare catenine e monili. Il padre e il fratello di Benedetta Vitali, morta nella calca insieme ad altri 4 minori e a una mamma, sono stati in udienza oggi al Tribunale di Ancona per assistere alle ultime battute affidate agli avvocati degli imputati nel processo con rito abbreviato. Ugo Di Porto, ritenuto il boss del gruppo, e gli altri componenti sono accusati di omicidio preterintenzionale, associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, lesioni personali anche gravi e singoli episodi di furti e rapine commessi in diversi locali notturni. La sentenza arriverà il prossimo 30 luglio. Ed ora torniamo a parlare del centro Alzheimer Margherita, perché dopo i nostri servizi e le interviste realizzate ad alcuni familiari, in particolare al dottor Maglio Pierboni, che ha chiesto a gran voce di riaprire la struttura, il sindaco di Fano Massimo Seri ha deciso di scrivere una lettera ai politici regionali e provinciali. Sentiamo. Bisogna avere rispetto per questa gente. E non c'è rispetto da queste idee. E sono solo pronti a fare le cene, le conviviali, quando è ora di andare a votare, a cercare il voto. E questo è un'indecenza. Non aveva risparmiato critica ai politici regionali il dottor Maglio Pierboni, medico chirurgo specialista in ortopedia, medicina dello sport e fisioterapia, noto e stimato nella città di Fano. Il dottore, che da mesi assiste la moglie malata di Alzheimer, aveva lanciato un appello su Fano TV per far riaprire il centro Margherita, chiuso da marzo a causa della pandemia. Dopo il servizio andato in onda lunedì scorso nel telegiornale Occhio alla Notizia, il sindaco di Fano Massimo Seri ha deciso di scrivere una lettera al presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, ai politici regionali e provinciali. Le parole che abbiamo ascoltato del dottor Pierboni fanno comprendere la situazione che vivono i familiari, coloro che hanno una situazione che ha colpito un proprio caro dalla malattia dell'Alzheimer. È vero, la pandemia ci ha messo tutti in grosse difficoltà, ma non deve diventare una scusa per non intervenire, per non assumersi delle responsabilità. Lo abbiamo visto anche noi sindaci, nelle tante situazioni ci siamo assunti le responsabilità, abbiamo cercato delle soluzioni per andare incontro, per trovare delle risposte alle difficoltà. Non possiamo perdere altro tempo, ha proseguito il primo cittadino, che chiede se sarà necessario sia di modificare la convenzione tra Regione e Cooperativa Labirinto che gestisce il centro, sia di trovare le risorse per far fronte ai costi. Infatti, a causa delle norme anti-Covid, il centro è tenuto a diminuire il numero delle persone che frequentano la struttura e al contempo è obbligato a sanificare gli ambienti e ad assumere più operatori, con la conseguenza di dover aumentare in maniera sostanziosa l'importo delle rette. Ora, a viva voce, con questa lettera ho voluto coinvolgere tutti i consiglieri regionali, ho scritto direttamente al Presidente, perché dobbiamo trovare una soluzione, dobbiamo tutti assumerci la responsabilità di trovare una risposta, e la risposta è semplicissima: o si rimette mano ai protocolli per consentire un maggior
facilità nella gestione di questi centri o si mettono ulteriori risorse per aiutare chi gestisce queste strutture. La struttura per il sindaco deve riaprire il prima possibile. Chi amministra, ha detto, sa che le persone più fragili devono essere aiutate. Per questo motivo Seri ha l'intenzione di convocare i consiglieri regionali. Vuole essere un richiamo forte, vuole essere anche come sindaco essere vicino ai familiari che stanno vivendo in questo momento difficile. Nelle prossime ore voglio convocare anche tutti i consiglieri che sono convinti che avranno la giusta sensibilità per aiutarci a trovare questa risposta, per far riaprire e ripartire al più presto il centro Margherita. La Regione dia risposte urgenti sulla riapertura del centro Margherita è quanto richiede il consigliere regionale Boris Rapa, che oggi ha presentato un'interrogazione. Sentite. Questa mattina ho presentato un'interrogazione urgente in Consiglio regionale, che mi auguro venga discussa il prima possibile, sulla questione del centro Margherita Alzheimer di Fano. La Regione deve prendere una posizione decisa e dare delle risposte concrete a questo problema che dopo la pandemia Covid-19 ha messo in difficoltà veramente tante famiglie e soprattutto gli ospiti della struttura. Non possiamo più permetterci di attendere, ma bisogna lavorare per fare in modo che, con contributi e con azioni precise, la Regione dia delle risposte per dare un sollievo a tutti gli ospiti, ma soprattutto alle famiglie che sono in grande difficoltà in causa a questa situazione. Io mi attiverò, mi sono attivato e cercherò di seguire la questione perché si possa arrivare a una soluzione il prima possibile. Ancora cronaca, un pezzo di ferro gli si conficca nella clavicola mentre scarica un camion. Il grave infortunio sul lavoro è accaduto questa mattina a Urbania, dove un imprenditore di 56 anni è rimasto ferito per cause ancora in corso di accertamento. Da una prima ricostruzione pare che l'uomo sia scivolato dal cassone del mezzo finendo sopra un tondino di ferro. Il 56enne è stato trasportato dall'eliambulanza all'ospedale di Urbino, dove è stato sottoposto ad un intervento. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per aiutare i sanitari a caricare il paziente sull'elicottero. E un motopeschereccio è stato sorpreso dalla guardia costiera di Pesaro con reti da pesca e attrezzature in quantità superiore a quella consentita. Al trasgressore è stata elevata una sanzione amministrativa di 2.000 euro e sono stati applicati d'ufficio i punti a carico sia della licenza di pesca che del comandante del motopeschereccio, al quale sono stati sequestrati 2 chilometri di reti detenuti in eccesso. Durante i controlli i militari hanno anche sequestrato in un altro caso 4 sacchi di vongole per un totale di 40 kg di prodotto e la draga idraulica di una unità adibita alla pesca delle vongole che aveva superato durante la propria attività il quantitativo massimo giornaliero di vongole consentito dalle norme vigenti. In questo caso la sanzione è stata lo stesso di 2.000 euro e il pescato in eccesso, dopo l'ispezione del servizio veterinario dell'ASUR, l'ASUR Marche, area vasta 1, è stato rigettato in mare. Cambiamo argomento, protestano i genitori degli studenti per il rimborso degli abbonamenti degli autobus che non sono stati utilizzati a causa del lockdown. Le famiglie chiedono i soldi al posto dei voucher. Il servizio di Francesco Salvago. Noi quello che vogliamo sono i nostri soldi, perché noi abbiamo pagato con i soldi e i soldi rivogliamo. Le famiglie e gli studenti sono esasperati, chiedono a gran voce il rimborso del proprio abbonamento ad Adriabus per i mesi di fermo e chiusura delle scuole a causa dell'emergenza sanitaria del Covid-19. Il gruppo formato da circa 54 famiglie della provincia chiedono espressamente di essere rimborsati senza voucher messi a disposizione dall'azienda per il ristoro dell'abbonamento non utilizzato per il trasporto scolastico dei propri figli. Adriabus di fatto ha predisposto questa modalità attraverso l'erogazione dei voucher spendibili dagli utenti secondo l'articolo 215 del decreto legge e si avrà tempo fino al 31 luglio per inoltrare la domanda. I genitori si mostrano contrari e presi in giro dall'azienda dopo aver investito soldi in abbonamenti annuali. Chi ha fatto il quinto anno con un voucher usufruibile per un prossimo abbonamento sinceramente non ci fa niente, non ci fa. E le corriere non sono passate, i ragazzi non sono andati a scuola, 3 mesi loro le corriere penso che non l'hanno pagata e l'hanno tenute ferme, per cui noi rivogliamo i soldi, soprattutto i ragazzi che hanno fatto il quinto anno e che il prossimo anno non vanno a scuola. Con un voucher nominativo che non posso usare nemmeno per un altro della famiglia, io non ci faccio assolutamente niente. Questo non è approfittarsi, questo è, secondo me, se lo posso dire, è rubare. Quanto è costato l'abbonamento? Io ho pagato 487 euro.
Io ho quasi 600 euro pagato, per cui 3 mesi di abbonamento non so quanti sono, ma sono una bella cifra, che per genitori che hanno fatto un sacrificio per fare questo abbonamento annuale, senza contare che qualcuno ha perso anche il lavoro durante il Covid, penso che sia giusto, anzi sia un nostro diritto, di avere i soldi indietro. Forse un voucher spendibile in altre cose è un conto, ma che io ho un voucher che posso spendere solo con prodotti Adriabus non mi sembra assolutamente, assolutamente giusto. E nei telegiornali di domani sera vi faremo sentire l'intervista che abbiamo realizzato a Massimo Benedetti, direttore generale di Adriabus. Benedetti risponderà non soltanto a queste famiglie, ma anche al gruppo di anziane che ieri hanno chiesto una modifica degli orari, ma anche dei percorsi dell'autobus in zona Poderino. Da 30 giorni, da 31 con oggi, non si registrano decessi correlati al coronavirus nelle Marche, rimane stabile il numero dei ricoverati, che restano dunque 4, 3 nell'ospedale di Macerata, 1 a Marche Nord, trattato con plasma iperimmune. Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.220 tamponi, oltre 600 nel percorso nuove diagnosi e 601 nel percorso guariti. Un caso positivo è stato registrato in provincia di Pesaro Urbino. Si chiama Un'amica in comune ed è la mostra fotografica di Michela Pascucci, una donna affetta da sclerosi multipla che ha fatto della sua malattia un punto di forza. Nei suoi scatti vedrete tanti personaggi che, proprio come lei, non si sono mai abbattuti. Simona Nedda, viaggiatrice senza barriere, gira il mondo su una sedia a rotelle. Ilaria Imbriani, amante della musica, ha fondato il gruppo Trio Chaos ed è stata finalista ad Aria Sanremo 2019. Chris Wright, fino allo scorso anno titolare della squadra di basket di Trieste, è il primo giocatore affetto da sclerosi multipla ad aver segnato canestro nella NBA. Quando gli è stata diagnosticata la malattia, per i medici con la palla canestro aveva chiuso. Lui invece non ci ha pensato neanche lontanamente di terminare la sua carriera e tra le tante difficoltà e successi ottenuti continua a giocare e a vincere. Poi c'è lei, Michela Pascucci, 41 anni di Fano, un artista con la passione per la fotografia sin dall'adolescenza. Quando nel 2012 le è stata diagnosticata la sclerosi multipla, ha cominciato un viaggio alla ricerca dei perché. Da qui è nato il desiderio di documentare il suo nuovo modo di vedere la vita e quella delle persone che non si sono abbattute alla malattia. È così che ha deciso di seguire i suoi nuovi amici nei momenti di vita quotidiana e con loro ha scoperto che tutto è possibile, tutto può essere affrontato con coraggio e senza paura. La malattia mi ha portato un'opportunità, cioè la capacità di vedere la vita in maniera diversa o comunque di affrontarla in maniera diversa. Mi ha donato un profondo ascolto di me stessa, dei miei desideri, di come volevo approcciare la vita. In questi giorni Michela ha esposto alla Rocca Malatestiana alcuni scatti che vedono protagoniste le persone che come lei hanno la sclerosi multipla. Sono appunto persone che, come vediamo dal titolo, hanno un'amica in comune, così l'ho voluta chiamare, per sottolineare come sì, ci lega la sclerosi multipla come malattia. Ci tengo a sottolineare, io ho una forma molto leggera, ci sono anche persone che invece sono molto debilitate, che hanno una malattia molto più forte e molto più debilitante, appunto. Però quello che ho visto in molte persone è la capacità di reagire comunque a questa diagnosi, a questa malattia molto grave in alcuni casi, e continuare la propria vita, ma anzi a volte guadagnare qualcosa da questa malattia. Mantenendo saldo l'impiego dell'obiettivo 35 mm e del bianco nero, nelle foto emergono diversi elementi, i corpi tagliati brutalmente e lo scorrere della vita che si mostra consapevole nel suo essere qui ed ora, e poi gli oggetti quinta come strutture o inferriate, dietro i quali Michela si nasconde per realizzare i suoi scatti. I soggetti non sono mai in posa. In questa foto emerge più che il discorso della malattia, dei ferri della malattia che sono appunto questa carrozzina, il suo sorriso, la luce e la voglia di vivere, la gioia di vivere, che è ciò che emerge in tutti questi scatti, in tutte queste persone che ha fotografato. Tra l'altro Simona è stata in visita da Papa Francesco proprio qualche giorno fa. La mostra, che rimarrà allestita alla Rocca fino a sabato 18 luglio, si sposterà a Gubbio a fine agosto.
Alcuni di questi personaggi saranno qua sabato prossimo. Sì, sabato prossimo ci sarà un incontro qui alla Rocca tenuto dalla dottoressa psicoterapeuta Alessandra Battistelli, in cui si andrà proprio a parlare, ad approfondire il tema della malattia come sfida con se stessi e come recupero della nostra innata resilienza, quindi la capacità di reagire a stimoli in apparenza negativi. Quindi è aperta a tutti perché è un argomento veramente vasto. Sarà arricchito dalla presenza appunto di alcune delle persone che ho fotografato, che quindi lasceranno la propria testimonianza diretta. Nonostante le difficoltà, comunque possiamo trovare qualcosa di positivo, questo per qualsiasi cosa ci possa capitare, ecco. E questa mattina nella sede della direzione medica del Santa Croce di Fano la presidente della Confcommercio Barbara Marcolini ha consegnato al direttore generale dell'azienda ospedaliera Marche Nord Maria Capalbo e al direttore sanitario Edoardo Berselli mascherine FFP3 per un valore di 5.000 euro. Grazie a Confcommercio per questo importante contributo, spiega il direttore Maria Capalbo. Dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione per non permettere al virus di ripresentarsi con la stessa virulenza che abbiamo conosciuto negli scorsi mesi di emergenza. Una donazione, spiega la presidente Marcolini, che vuole rappresentare da parte di tutti i nostri associati un ringraziamento agli operatori sanitari che sono stati in prima linea a combattere la battaglia contro un virus che ha travolto il nostro territorio, un lavoro che non possiamo dimenticare. Ed ora ci spostiamo in zona Trave, a Fano, dove si sta installando una nuova struttura sportiva. L'assessore Caterina Del Bianco ipotizza il termine dei lavori per fine anno. Proseguono i lavori per la nuova palestra La Trave. Secondo il progetto, la struttura principale è composta da 7 arcate portanti in legno lamellare di forma semicircolare che sostengono una copertura in tessuto in doppia membrana di ultima generazione con isolamento termico. Le membrane, entrambe traslucide, consentono un ottimo passaggio alla luce solare e ricoprono la struttura fino ad un'altezza di circa 3 metri da terra e terminano su una trave di banchina che serve da fissaggio dal telo stesso. La struttura in forma circolare è stata pensata per diversi sport. Nasce per il tema della pallavolo, c'è un sistema di settore giovanile della pallavolo molto importante in questo momento, anche sulla scia di una Serie A3 che con la Virtus Volley e Gibam siamo dentro questo campionato importantissimo a livello nazionale, ma quello che voglio sottolineare è che nasce anche per il tema della scuola. Le scuole hanno sofferenze di spazi sportivi nel bacino anche della scuola Nuti, quindi per i ragazzi di Centinarola, del Fenile, questo è uno spazio che tutte le mattine, da lunedì a sabato, verrà usato dai ragazzi. È interessante. E poi il pomeriggio continuerà ad avere quella funzione che lo sport ha veramente di servizio sociale per tenere i ragazzi in palestra. Questo è l'obiettivo primario dell'amministrazione. La struttura potrebbe completarsi nel giro di 1 o 2 mesi, poi c'è anche il mese di agosto in mezzo. La ditta comunque ci siamo trovati bene, disponibile a operare e un obiettivo potrebbe essere alla fine dell'anno essere operativi con l'inserimento delle società sportive e delle scuole. E il Comune di Fano attiva Call and Go, un numero di telefono dedicato ai turisti che potranno ricevere informazioni ad esempio sulla città, sul medico di turno, sulla farmacia di turno, ma anche sulle norme anti-Covid. Sentiamo tutti i particolari nel servizio di Filippo Pucci. Si chiama Call and Go. È un servizio ideato dall'assessorato al turismo del Comune di Fano ed è la novità di quest'anno. Si tratta di un assistente telefonico che tramite chiamata o una semplice messaggistica sarà in grado di fornire tutte le informazioni necessarie ai turisti che decideranno di trascorrere le vacanze nella nostra città. Quest'anno, soprattutto con le condizioni che andiamo a vivere, è sempre più una necessità del turista di andare a contatto con l'amministrazione comunale e di avere informazioni. Per cui parte un servizio che è una sorta di punto informativo online, telefonico, per cui ci sarà un numero che un turista potrà contattare o con il quale potrà messaggiare per richiedere tutte le informazioni di cui avrà necessità. Quindi prenotazioni, eventi, attività, piuttosto che informazioni anche sui protocolli da rispettare in questo periodo così delicato. È un servizio appunto che abbiamo voluto implementare perché crediamo che la città ha bisogno di essere più a contatto con le persone per garantire una vacanza più tranquilla, più serena, insomma con più relax. Il numero per richiedere informazioni è il 366 3426 985 e sarà attivo già da oggi fino al 15 di settembre, dalle ore 9 alle ore 23.
Ma oltre a questo nuovo servizio rimangono aperti anche i 3 punti IAT dislocati in città. E gli IAT, come sempre, i punti informativi, sono già 20 giorni che hanno aperto, quindi abbiamo il punto del porto che è molto centrale rispetto alle due spiagge centrali della città che è aperto, abbiamo il punto di piazza 20 settembre, ma anche l'ufficio qui di via Cesare Battisti gestito dagli albergatori che è disponibile e il servizio telefonico dà anche la possibilità a tutti coloro che vivono nella città di Fano, anche nella zona Torrette e Ponte Sasso, di andare a diretto contatto con l'amministrazione comunale. Quest'anno questo servizio è stato realizzato in collaborazione con gli albergatori che insomma ci danno un particolare supporto anche in questo momento delicato. Al via il campo missionario diocesano organizzato dal Centro Missionario della Diocesi in collaborazione con la Pastorale Giovanile, la Caritas, l'Ufficio Migrantes e i missionari saveriani. L'evento è in programma da domenica 19 a sabato 25 luglio. Il campo si svolgerà in una modalità online e in presenza, in totale sicurezza, nelle parrocchie di Saltara, Cucurano, San Lazzaro di Fano e Fossombrone. La settimana missionaria prevede anche 2 momenti significativi. Venerdì 24, una serata celebrativa dei 40 anni di attività missionaria negli spazi adiacenti alla chiesa di Sant'Antonio a Fossombrone, mentre sabato 25 luglio al parco di Villa Alta del Prelato la celebrazione della Santa Messa. L'esperienza è rivolta a tutti i giovani del territorio diocesano dai 16 anni in su. L'intero programma della settimana e gli aggiornamenti sono visibili sul sito www.cmdifano.it alla pagina Campo 2020, ma anche nei canali social del Centro Missionario Diocesano Cesano di Fano. Prosegue intanto la rassegna del Teatro Sotto le Stelle all'Arena BCC di Fano. Domani sera, venerdì, andrà in scena il gruppo teatrale Farò Follie. Insomma, te vuoi spiegare? Come era la torta? Sì. Era? Ai frutti di mare? Sì. Di bosco? Di montagna? Di pianure e di campagna? E una gigante che ti spada! Capite? Anche quest'anno il gruppo Farò Follie tornerà all'Arena BCC di Fano, intanto in che giorno? Il 17 luglio esattamente, Simone, assieme a tutta la compagnia rappresenteremo una delle nostre come dire, migliori rappresentazioni, perché ovviamente la BCC di Fano merita il meglio che noi possiamo rappresentare come tutte le altre compagnie. Siamo qui alcuni rappresentanti del nostro gruppo teatrale con il nuovo presidente qui vicino a me. Piacere. Che si chiama Walter Alessi. Grazie, la nostra grazie. Grande soubrette è la nostra Miriam Angelotti, il nostro caratterista e qui il nostro amico Hermes Oliva, il nostro tecnico del suono e delle luci che è Paolo Rossetti, ma ce ne sono anche degli altri. Questa sera siamo venuti in delegazione a fare Giva questo. Mai con Giva Peggio, giusto? Giva, allora, stiamo attenti. Siamo attenti. L'accento ha un suo perché. Allora si deve dire Giva Mei con Giva Peggio. In dialetto pesarese l'accento in questo caso acuto è fondamentale. Se no dobbiamo aprire troppo, hai capito, la bocca. Noi cerchiamo di far andare meglio questa serata del 17 luglio. Faccio vedere alla camera il 17, che è sempre un venerdì. E quindi faremo parte di questa rassegna, l'undicesima rassegna teatrale. Siamo onorati, come tutti gli anni, di poter partecipare a questa grande kermesse qui alla BCC Tre Ponti di Fano. Che sorriso! Adesso mi accorgo, non c'era un passaggio di livello, no, non c'era. Però se mangiamo bene un bel po', oh, almeno quello, sa che aveva il pagare. Madonna, sa, ti ci ha dato una bastonata fra che peccato. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringrazio per attenzione e vi ricordo anche il numero di telefono che vedete in questo momento in sovrimpressione, perché è sempre fondamentale ricevere le vostre segnalazioni. L'informazione torna invece domani mattina alle 7 con la nostra rassegna stampa. Occhio ai giornali, buona serata a tutti.